si è sempre fatto catagheppo. Qualsiasi insegnante, chi pratica più giochi, ne pratica di meno, comunque è sempre stata una questione di dire alle persone le cose da fare, quelli le facevano, ma quelle lì e non altre. Recentemente, per recentemente parlo di 15 anni a questa parte, a livello internazionale si è posto il problema di come fare a sviluppare una didattica della libertà. Però una didattica della libertà che continuasse a far sì che l'allenamento fosse sicuro. Quindi, uscendo dal Qatar e dicendo devo poter improvvisare, però devo poter improvvisare in sicurezza. Allora, quest'oggi ci occuperemo di Joji Iwaza, cioè come improvvisare con il Jo in sicurezza. Ok? Solo sui piedi. Allora, innanzitutto cominciamo a darci tre livelli che sono il livello Ghe Dan, livello basso, il livello Chu Dan e il livello Jo Dan. Tre livelli. Poi io che attacco e che posso attaccare come voglio, decidiamo per convenzione che quest'oggi facciamo succhi e fendenti. Se faccio uno tsuki, posso fare tsuki gedan, posso fare tsuki chudan, o posso fare tsuki jodan, attenti perché lo tsuki jodan va verso la faccia. Il prendere questa traiettoria e portarla qua è di nuovo una misura di sicurezza. Se qualcuno sbaglia poi va all'ospedale di lei. Se voglio fare un fendente, di solito ha un senso il pendente di Dan e ha un senso il pendente di Dan. Il pendente di Dan lo vedo meno sensato. Che si può fare tutto. Per adesso evitiamo queste cose come colpi. Sono colpi misti, sono ancora più difficili da gestire, no? Facciamo una cosa semplice. Posso attaccare così o posso attaccare con un fendente. Il fendente può essere Yokomenuchi, Yaku Yokomenuchi. Interessa che sia un fendente. Allora, la prima cosa che bisogna fare per permettere all'altro di sentirsi libero di agire è avere un attacco chiaro, un po' telefonato se vogliamo, perché lui sta già nella difficoltà, che non è che sta seguendo le indicazioni del maestro, lui sta seguendo quello che sta succedendo. Quindi quando io attacco una persona, indirizzo il mio sguardo dove voglio mandare il Jo, poi colpisco. Indirizzo lo sguardo dove voglio mandare il Jo e poi in modo tale che lui possa leggermi, già dallo sguardo lui si sente illuminato in una di queste tre aree e sa che lì arriverà il problema fra poco. È ovvio che se potessimo avere molto tempo ci potrebbe anche essere il di freddo, però cominciamo ad andare a livello semplice. Ti dico dove ti attaccherò con lo sguardo, quindi attenti che quando attaccate dovete prima saperlo voi, perché a volte la gente, perché non avevo neanche io deciso dove attaccare, quindi deve essere chiaro dove attaccate. Adesso faremo così. Lui attacca dove vuole e io quello che faccio è, prima lo lascio attaccare, non faccio niente, poi prendendo atto, mi si ferma, paro e mi fermo nella posizione in cui sono. Lui da lì trova un secondo attacco e io dico, oh, mi sta finendo sulla testa, ho tutto il tempo che voglio perché lui sta fermo. Io di qui provo una nuova parata, poi sto fermo in questa posizione. Lui mi colpisce lì, dico, beh, da qui posso fare questa parata. Beh, da qui posso fare questa parata. È ovvio che più voi avete dei file legati al kata, per esempio negli Wamaryu si imparano almeno 7 parate fondamentali di Jo, che sono Shokubarai, Shokubarai, Gedan Barai, Gedan Barai,
Jordan Barai. Jordan Barai. Jordan Barai. Ok? Questo è un po' l'ABC. Ok? Per cui se avete dei buoni esempi di parate, magari, poi ce ne sono infiniti di più di questi, qui sono 7 esempi di base, ok? Adesso quello che mi interessa però, che attacco io, è prendo di mira lui e lascio che se la cavi, lui mi ha parato, si ferma lì. Vedete che tutte le volte io arrivo, c'è un tempo vuoto e parto. Poi lui prova a fare in modo che il movimento dopo ricominci da dove è finito quello prima. È per quello che ci va tempo, lasciate tempo. Non muovetevi 2 secondi di pausa tra un movimento e l'altro. Non è una questione di andare veloci, è una questione di andare calmi. Non parare in preda alla paura. Tanto lui si ferma adesso. Boom! Ok, è arrivato lì. Cosa posso fare? Questo. Ok, è arrivato là. Cosa posso fare? Questo. Cosa posso fare? Ok? Lento così. A un certo punto cambiate il ruolo. Semplicemente cambiate il ruolo dopo un po' che lo avete fatto. Prendete tutto lo spazio che abbiamo in modalità che neanche il fondatore aveva previsto. Perché a Saito Sensei arrivavano delle orde di giovani universitari a Iwama a cui lui doveva insegnare armi e loro non avevano mai tenuto in mano un gioco. E allora per evitare incidenti diceva tutti quelli della fila di destra attaccano Tsuki, quando lo hanno fatto tutti quelli della fila di sinistra lo parano. Facendo così c'erano tanti allenamenti senza vittime. In realtà il Dakaiki è uno strumento didattico. Giusto per dire, l'aikido non va cambiato. Non è cambiare l'aikido e inserire il Dakaiki, è usare uno strumento per capire bene una cosa. Quando l'ho capito lo rimuovo. Qual è il problema? Perché adesso l'ho fatto usare? Perché il kata, che siamo abituati a usare, hanno delle posizioni stereotipate conosciamo. Quindi io so che se lui mi attacca basso, beh, è un po' questa base. No, sempre su. Ho questo. Poi se comincio a diventare bravo, ho questo, cioè comincio a essere più abile. Però so che sta arrivando qua e diciamo che ne ho 5, 6 che vanno bene. Ma siccome adesso lui fa quello che vuole e magari io non ce l'ho una combinazione alto-alto-basso, perché nessun kata magari fa alto-alto-basso, allora succede che lui mi attacca e io questo come se non ci fosse un domani. Poi lui mi attacca e io anche questo c'è un kata che... Poi lui mi riattacca e io dico, porca, da questa posizione qui io non sono abituato a quello. Quindi non so cosa fare. Quindi comincio a girare la rotella e gli di qui. Se non usate il Dankai Tekini per far firmare le operazioni e agire, mentre lui agisce, voi avete la rotella, il vostro sistema è piantato, non potete andare avanti. Il Dankai Tekini è il momento per dire al sistema, ok, hai finito di stampare i fogli, lo scanner, ok, adesso fai quello che devi fare. Quindi il Dankai Tekini per i più esperti è una palla, lo so, perché potete muovervi più veloce, ma per i neofiti è un grande strumento per uscire dalla clessidra, dalla rotella che gira. Quando avete fatto questo step, chi se ne frega del Dankai Tekini? Potete andare oltre.
e potete fare la base, ok? La base? No, la zucchi, quello di prima. Andare a questa velocità qua, però nuovamente, anche se abbiamo eliminato il tu fai, io capisco quello che fai e rispondo, ma incominciamo a fare tu fai e rispondo insieme. Ugualmente tra i colpi lasciate del tempo voi, cioè non fate come nelle bucali dove uno entra, non è quello. Ricordatevi che la musica si sente perché ci sono gli spazi vuoti. Quindi tra un colpo e l'altro, boom, uno, due, 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 uno, due. Poi dopo un po' uno ci prende gusto, perché dovete ancora pensare che ogni tanto girerà la rotella e il sistema, ogni volta che ha trovato una soluzione, poi prima di trovare la soluzione dopo, deve potersi tranquillizzare, perché altrimenti si fa una specie di effetto memoria per cui il mio sistema si carica a 1000 per trovare una soluzione, poi si scarica a 800, però a 200 rimane di tensione nel sistema. Il colpo dopo si carica a 1200, si scarica di 800 e rimane 400 dentro. Il colpo dopo si carica a 2000 e non ho fatto poco. Quindi dopo un po' di colpi io divento teso perché ho accumulato la tensione dei colpi precedenti. Ragione per la quale dopo ogni colpo ci va un momento di let it go. Non ho capito quello che doveva fare. Allora, sono io che non lo capisco. Lenti, senza step by step adesso. Arriva dosaggio. Decimas. Inclinamento. Cioè, nel senso, Decimas, che lui mi attacca e io sono messo così. E questa sarebbe una buona soluzione, ma il mio sistema sceglie... Ah, vabbè. E io, ascoltami, ma in quel momento lì è venuto quello che è venuto. Autoimbellinamento. Ok? Quindi questo sta a mostrare come io sono dell'idea che l'aikido non possa essere, non debba essere solo katageiko, cioè che a un certo punto uno deve provare ad andare verso la libertà, però quando poi assaggio la libertà capisco come non sono in grado di gestirla e allora torno al katageiko. Come dire, il katageiko mi dà degli strumenti base, poi quegli strumenti servono per vedere di non averne più bisogno. Come dire, mi danno il piatto e la forchetta che mi servono per mangiare. Non è che mangio il piatto e la forchetta, mangio quello che c'è nel piatto. Quindi al limite, in una gita fuori porta, non ho bisogno né del piatto né della forchetta. Posso mangiare anche con le mani in una gita fuori porta. Però se mentre mangio con le mani mi mordo le dita, forse è meglio che prendo di nuovo la forchetta. Perché vuol dire che è troppo per me, no? Solo che c'è una diversità tra fare sempre katageiko, 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 e quando tu vai dall'insegnante e gli dici e quando è che saremo liberi, lei ti dice forse un giorno, ma quando arriva? Più avanti lo saprai. Ma per te è arrivato? Non fare domande che non sei autorizzato a fare. Di solito per la risposta è no, cioè manco l'insegnante.
quindi mi fai una domanda scomoda. In realtà, secondo me è molto utile, nel mio dojo si fa così, si fa katageiko, 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 basta, basta katageiko, libero. Poi la gente si trova così, ok, adesso hai capito perché ti serve ancora katageiko. Però un conto è andare a fare katageiko perché io sento che mi serve. Un conto è farlo perché me l'ha detto il tizio là in fondo, per quanto venerabile. Però io devo sentire che è una mia esigenza. Poi all'inizio è ovvio che mi affido a un insegnante, è ovvio. Io non posso fare tutto da solo. Vado per una guida e mi devo fidare della guida. Però attenzione alle guide che non fanno mai fare esperienza. Per esempio, in un kata, quanto bisogna andare veloce? Cioè, io faccio Rokunojo kata. Ne faccio. Ichi, ni, san, shi, wo, roku. Rokunojo kata, secondo l'Iwama Ryu. Poi comincio a fare. Ichi, ni, san, shi, go, roku. Un po' più veloce. Poi faccio. Ehi, ah, ehi. E quando è che... Adesso è sempre Rokunojo. Però è tutto... Quando è che devo capire che basta? Quando mi parte il jo e incomincio a dire non assomiglia più a Rokunojo questa roba qua. I colpi non sono più colpi. Erano tutti diventati... Non è più Rokunojo. Allora devo di nuovo ampliare la forma. E devo di nuovo andare a... Questo è... fake, nel senso di kata, ma chiaro, quindi mi permette di crescere. Poi comincerò a dire, proviamo se adesso con la mia nuova skill posso lasciarmi un pochino più andare. E quindi avete due estremi, uno è la base che è strutturata e uno è il top che non è strutturato, che pian piano si vengono incontro l'uno all'altro. C'è chi ci arriva più di qua, c'è chi ci arriva più di là, non è che c'è la, no, la ricetta ideale. Ora, mi sarebbe piaciuto darvi due possibilità di finire uno scontro che di per sé è infinito. Nel senso che se tutte le volte che lui mi attacca io paro, tutte le volte che io lo attacco lui para, andiamo avanti all'infinito. Quindi come lo mettiamo a posto sto Kumijo libero? In due modi. Uno, Jo no Ri, cioè con un'armonizzazione di Jo che toglie un tempo all'altro, ovvero dopo un po' che stiamo facendo Sing Pong Sing Pong Pong Adesso ho fatto due in uno, cioè mentre lui mi attaccava anch'io l'ho attaccato. Quindi ho tolto un tempo e io sono arrivato che mentre lui stava ancora facendo così, io ho fatto una cosa che si chiama attacco contemporaneo. E allora la risolvo perché sono uscito dal ritmo. Ho dimezzato il ritmo, no? Questa è una modalità. L'altra modalità è quello di fare Jonage, quindi entrare nel campo del taijutsu e proiettare. Quindi la questione di bene. Sing, pom, sing, pom, sing, sing, pom, sing, pom, shup. Adesso mentre lui entrava io sono entrato. Quindi può risolversi anche qua. In questo caso Tai no Ri, con l'armonizzazione del corpo. Okay? Sono buone tutte e due. Però ci sono delle cose nel Tai no Ri che sono più complicate. Non so se vengono perché dipende da quello che fa lui. Io non lo so. Questo è venuto da schifo. Andava bene, ho voluto forzare. Questo andava meglio. Ok? Adesso sì. Ma dovremmo stabilire a priori chi sarà a concludere. Esatto, volevo arrivare lì.
Adesso lui non provava neanche a entrare su di me. Ero io che stavo cercando di vedere quando, o con il Jo o con il Taijutsu, potevo dimezzare il tempo. Capite che un altro livello è dire no no, il primo dei due che riesce a fare qualcosa entra. Cosa stiamo facendo? Stiamo togliendo dei paletti perché riusciamo a gestire il caos, il cosiddetto Ran Dori, prendere il caos, afferrare il caos. Però non posso farlo quando c'ho la rotella che gira. Quindi posso andare verso la libertà, ma posso solo togliere i paletti che il mio sistema in questo momento mi permette. Ci sono molti Q, molti miei allievi che hanno iniziato a fare Aikido da 3 mesi. Non vuoi che facciano Jiuwaza con proiezione, 3 Itoira Saito da 4 Tsuki mentre l'altro cade giù? Non si può, no, ma non è interessante. Quindi facciamo così, adesso uno dei due, detto prima, io finalizzo. Prova a stare nel ping pong, io finalizzo, e dopo un po' di ping pong, ha fatto schifo, ma il tempo era giusto. Ha fatto schifo il coach, ma il tempo era giusto. Finalizzo io. Andava meglio. Finalizzo io con il Taijutsu. Anche per esempio considerando lo spazio che avete, quindi non potete fare proprio quello che volete, dovete anche trovare delle soluzioni che stiano bene. È ovvio che se mi metto a fare Katata Tomauchi ne ammazzo 6. Ok? Finalizza lui, dichiarato, come vuoi. Finalizza il Jo. Ok? Lento così, cioè fate l'esercizio alla velocità cui è ancora possibile fare l'esercizio. La cosa più importante è riuscire a fare l'esercizio. Poi al limite, se ci guardiamo e ci diciamo si può fare rank up e però senza che uno a un certo punto si ferma qui e arriva la bastonata perché il sistema è in blocco. Ok? Arriva, prego.